magazzino questo? Sì, è un magazzino. Ah no, tranquillo. È successo tutto intorno alle 2, mi diceva, come sì, si è verificato? Un colpo tremendo, proprio mi sembravano dei carri armati che passavano davanti a casa, ma non era qui, era dall'altra parte del villaggio, che tutti i pannelli. Pannelli solari che volavano come se fossero lucciole. E stamattina poi mi hanno telefonato, dice: guardi che qui è venuto giù tutto. E sono venuto qua e come vedete la sorpresa è abbastanza significante. Quello che abbiamo visto è il muro del suo magazzino che è caduto letteralmente. Si è proprio venuto giù come se fosse stata una pasta frolla, perché poi ha buttato via tutto, il tetto le che c'erano sopra, no? Erano d'alluminio, quindi li ha portati via, sono su quell'altra casa, l'altra sul terreno dall'altra parte, quindi non è stato molto bello, guarda. Vi posso garantire che non è stato bello, il cane ancora adesso è spaventato, che sa solo lui. Tra l'altro piange quando l'ho visto stamattina. Tra l'altro c'è stato anche un guasto alla condotta di Acquedotto Lucano, continua a perdere, ovviamente arriveranno a ripristinare. No, devono solo staccare l'acqua, poi qui si può rimarginare, lo possiamo fare anche noi, ma devono staccare l'acqua, se non staccano l'acqua finché non si scarica tutto, qui sarà acqua fino a domani, io non lo so, come vedete è già allagato, quindi non... niente, che vi devo dire, la barca era là sopra, ma l'ha buttata via, questa... Tutto com'era, buttato via dei tronchi che sono abbastanza grossi per... Salviamo solo la notizia che per fortuna non ci sono stati danni a persone. No, persone niente, tutto a posto, solo le macchine lì, le tegole sono andate fino sulla macchina, hanno rotto il lunotto di dietro della macchina, non so se ha avuto altri danni perché è andato via, adesso è andato a mettere il lunotto. E poi c'ho qui dietro pure che ha fatto un casino della Madonna. Non lo so, io, boh, forse è un destino, solo noi ci ha preso proprio noi, direttamente noi. Voi eravate qua stanotte, siete rimasti qua, che è successo? C'era qua tutto il rumore, si sentiva tutto di più, non ce la facevamo proprio a dormire, c'erano i rumori che abbiamo sentito che è caduto pure di qua, tutto, siamo usciti, abbiamo visto che è caduto tutto, poi non lo so, è successo pure che è caduto pure là, dall'altra parte. Questo qua è questo. Voi avete subito danni alla casa, ho visto che c'è qualche albero sì, divelto. È caduto l'albero sopra, le antenne, le parabole, tutto a terra. Che cosa avete deciso durante questa riunione? Qual è la situazione? Ah, la situazione è una situazione innanzitutto sotto controllo, nel senso che abbiamo visto quello che si è verificato, sembra che la situazione atmosferica sia in miglioramento, comunque permane
l'allarme rosso fino alla mezzanotte di questa notte in pratica. Le condizioni che preoccupano di più sono quelle del vento, perché da un punto di vista idrogeologico la situazione sembra sotto controllo. È stata fatta dal sindaco di Policoro già un'ordinanza per lo sgombero di alcune abitazioni, è stata messa a disposizione una palestra dove è possibile recarsi. L'invito che io rivolgo insieme a quello del sindaco è di non sottovalutare la situazione, ma di stare ancora in allerta, perché il vento è forte, come vediamo e sentiamo tutti, e quindi è giusto di non abbassare la guardia. I settori più colpiti sembrano proprio, è stato colpito al cuore il Metapontino, perché sembrano proprio l'agricoltura da un lato e il turismo dall'altro. Certo, voglio dire, abbiamo adesso i tecnici stanno esaminando la situazione. Danni sicuramente all'agricoltura ce ne sono stati, vedremo e quantificheremo il quantum si è verificato. Comunque è necessario attendere un attimo, perché quello che in queste situazioni preme e soprattutto sono le vite umane, quindi voglio dire, il fatto che non ci siano stati danni a persone, credo che grazie a questi soccorsi che sono stati puntualmente e soprattutto con tempistiche attuati, ha evitato che si potessero verificare questi. Adesso bisognerà poi quantificare ai danni sia alle strutture sia, come ha detto lei, a quella che è l'agricoltura, che in un territorio come questo è abbastanza significativo, e quindi è importante vedere che cosa poter fare. Per il momento non ci sono famiglie sgomberate, perché ai cittadini, pur avendo offerto la possibilità di riparare in un rifugio sicuro il Pala Ercole, che è stato all'uopo attrezzato con l'intervento della Protezione Civile, lasciatemi dire, forse sottovalutando il rischio al quale si andava incontro, non hanno, come dire, ritenuto opportuno, magari hanno preferito l'opzione familiari o amici. Noi manteniamo alta la guardia, i dispositivi di sicurezza restano attivi e siamo pronti a fronteggiare ogni evenienza, perché il rischio, come diceva il Presidente, che ringrazio per essere qui con noi oggi insieme alle altre autorità presenti, Sua Eccellenza il Prefetto e il Signor Questore, noi manteniamo lo stato di allerta, monitoriamo il territorio insieme alle forze dell'ordine, che approfitto per ringraziare tutti. Quindi il dispositivo di sicurezza è attivo, l'allerta è massimo e le possibilità di porre rimedio a eventuali ulteriori criticità sono nelle nostre disponibilità. E ovviamente in fase di monitoraggio ancora il territorio, però diciamo, si segnalano gli stessi danni che si sono verificati a Policoro, cioè case scoperchiate, alberi a terra, tralicci caduti addirittura su autoveicoli. Per fortuna nessun danno a persone, né feriti né altro, quindi già questa è una buona notizia. La situazione è sotto controllo, continuiamo ovviamente a mantenere in piedi il COC e ordineremo la chiusura delle scuole anche per domani. Per dare un'idea della furia del vento che c'è stato stanotte, i famosi uragani di cui parlava il sindaco Mascia, addirittura il muro di cinta del campo sportivo, fatto in tufi, non fatto di materiale leggero, è crollato, è stato portato via dal vento, da una diciamo, tromba d'aria che poi ha fatto danni sul territorio anche in altre parti. In particolare ferita gravemente l'agricoltura, con serre e tunnelloni completamente divelti.